Era la partita dei sentimenti, quelli che non si perdono, quelli che si mostrano per chi non c'è più, come il fedele magazziniere rossonero. Era la partita a cui Zaccheroni chiedeva risposte che parevano essere improvvisamente sfuggite dalla mente e dalle gambe solo 7 giorni fa. Primo ripasso, fornire cross alti per la testa di Birov. Seconda lezione, preferire Leonardo a completare il trio d'attacco, sta meglio e si vede. Terzo capitolo, affidare il perno del centrocampo ad Albertini e Ambrosini con Maldini e Helweg sulle fasce. Quarta carta, non impressionarsi quando l'Udinese si concentra tutta in poggi. I nervi saldi di Sebastiano Rossi diventano una diga, i bianconeri falliscono l'occasione più ghiotta di tutta la gara. Era sbagliata, di conseguenza sarà una cosa che mi darà da pensare. Non favorirà il mio sonno sicuramente stanotte, ma comunque mi auguro che non sia stato proprio solo quell'episodio a condizionare la partita. Infatti le responsabilità l'Udinese se le può democraticamente spartire. Calori, Bertotto e Pierini sono spesso in affanno su Birov, Uea e Leonardo. Il liberiano in continua crescita brucia tutti con la sua corsa e lascia il segno con il diagonale che spiazza Turci. Poi, come promesso alla moglie, vorrebbe togliersi il fortunato scarpino creato solo per lui, lanciarlo verso il pubblico e chiede anche aiuto a Birov, ma la calzatura non ne vuole sapere di abbandonare il preciso piede d'ebano. Le incertezze di Turci in qualche occasione fanno il paio con la poca incisività in avanti dei bianconeri. Quinto argomento, se anche è facile arrivare sotto porta, nulla vieta di scoccare una gran frecciata da fuori area. Leonardo la pensa così, non vola alto come il suo tiro, ma spiega comunque le ali. Quando parte bene si vede subito, no? È vero che può anche fare una grande parata in portiere, però quando l'ho visto che andava così, che era in discesa, fa molto piacere, anche prima di entrare si vede, no? Guidolin prova alcuni correttivi, Jorgensen per Poggi, Sosa per Appia, Geno per Navas, ma intanto arriva il sesto argomento rossonero sostenuto da Oliver Birov, che interrompe il suo lungo digiuno, ben servito dall'ottimo Leonardo, proprio contro gli ex compagni, e vede bene il guardalinea nel non sbandierare la rete, scaccia crisi, terza per i rossoneri è valida, la dedica è sincera. Voglio ringraziare tanto i tifosi qua a Milano, anche oggi tutta la partita mi hanno aiutato per ritrovare questo gol. Dopo Parma lei ha detto del Milan non mi fido e ancora non ho digerito la sconfitta, adesso è digerita? No, credo che impiegherò ancora molto tempo a digerire quella sconfitta, infatti dico che noi col comportamento che abbiamo avuto fino ad oggi dobbiamo essere bravi a parlare poco e agire molto.